Mi kot ZKB smo ciljami vedno, če želimo, vedno dvigniti nivo naše konsulence, še posebej, ki je danes v svetu, s subvencijami, torej od agevolaciji, nasplošno za podjetke, tiste, ki so splošno za podjetke, in še posebej pa za kmetijstvo. Zato smo zbrali v lanskem letu, da pokličemo v ZKB izvedenca o tem. Lo scorso anno è entrato in ZKB Michele Poyan. Noi conoscevamo e collaboravamo con Michele già da anni in quanto ha lavorato prima nella Federazione Regionale delle BCC del Friuli Venezia Giulia e poi successivamente in Medio Credito FUG. Quindi, oltre ad aver maturato esperienza e conoscenze nel, nel settore, Conosce e condivide quelli che sono i valori del credito cooperativo e quindi i nostri valori. Eh, Michele è perciò a vostra disposizione per la nell'ambito delle agevolazioni e dei crediti speciali. Alla fine della sua presentazione vedrete i suoi contatti diretti. Noi vi invitiamo comunque sempre ad avere come principale referente il vostro collega, di, il vostro referente di filiale, i nostri colleghi di filiale, che poi si metteranno, coinvolgeranno Michele. Nella, nella consulenza necessaria. Quindi do la parola a Michele, anche in questo caso eh, potete scriverci nel frattempo che Michele presenta la sua presentazione, potete scriverci delle domande che porremo alla fine. Prego Michele. Perfetto. Grazie Ivo, grazie della presentazione. Non mi dilungo ulteriormente a ripetere i miei dati. Andiamo avanti e entriamo direttamente nell'argomento. Eh, parliamo del Fondo di rotazione in agricoltura, legge 8082. E, parliamo, noi siamo fortunatamente in una regione, la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che è sempre stata molto, eh, come dire, c'è una lunga tradizione di, eh, di finanza agevolata di sistemi agevolativi contributivi. Il sistema originale del fondo di rotazione che è stato implementato per l'agricoltura nasce, nasce nel 1955 per il principale fondo di rotazione che veniva utilizzato per la gestione delle, delle risorse nel dopoguerra eh, destinate alla regione per il piano Marshall. Vediamo quindi che cosa ci offre la legge 80-82. Eh, allora, innanzitutto l'identificazione delle caratteristiche di quali sono i beneficiari dell'agevolazione. Ovviamente parliamo di imprese agricole aventi la forma di PMI, piccole e medie imprese, iscritte nella Camera di Commercio eh, come impresa, eh, nella sezione speciale scritta come impresa agricola o imprese artigiane annotate nella sezione speciale. Quindi, imprese che operano nell'ambito della produzione primaria, la produzione primaria comprende sia la coltivazione sia l'allevamento degli animali e la commercializzazione trasformazione e trasformazione dei prodotti agricoli. Qui qua rientra tipicamente, ad esempio, l'attività delle cantine vitivinicole o la produzione casearia. Eh, vanno distinte perché a queste fanno riferimento mh, a queste si dedicano diversi regolamenti di esecuzione che sono diversi per, per, per caratteristiche e per ciò che consentono di agevolare. Vediamo un po' più nel dettaglio in cosa consiste l'agevolazione concessa da questo strumento. Parliamo di finanziamenti erogati con risorse che provengono in parte mh, con un minimo il 50%. Dalla, eh, dai fondi della regione Friuli Venezia Giulia e questi possono essere pagati fino al 100% e, Scusate, dico prima che dicevamo finanziamenti quindi che possono essere pagati con un minimo di provvista pari al 50% e fino al 100% tutti comprovvisti dalla regione Friuli Venezia Giulia. Questo che cosa implica? Che il, che il finanziamento è agevolato perché viene erogato a tasso zero. Quindi l'interesse su un finanziamento erogato col 100% provvista della regione Friuli Venezia Giulia è pari a zero. Il tasso sull'eventuale eh, provvista messa a disposizione della banca, residuale, viene erogato a un tasso pari all'Euribor fino a uno spre del 4,80%. Eh, in origine il fi i finanziamenti di legge 80 venivano regati con una provvista mista 50% regione, 50% banca. Oggi è possibile richiedere fino al 100% del provvista regione, quindi intero finanziamento a tasso zero. Le garanzie su questi finanziamenti sono liberamente concordate tra le parti quindi non è, previsto, non è imposto nulla in tema di garanzie. e eh, Per quanto riguarda la durata e i regimi di aiuto, questi sono previste determinati limiti, sono, eh, i limiti sono previsti in funzione della finalità del finanziamento, quindi se parliamo di un finanziamento per investimento piuttosto che per consolido, piuttosto, piuttosto che per liquidità, e per la natura del beneficiario, ovvero sia se parliamo appunto di produzione primaria o se parliamo di trasformazione e commercializzazione della, eh, dei prodotti agricoli. Piccolo dettaglio, sulla durata le rate del finanziamento sono sempre rate semestrali. Vi pongo, allo, ovviamente, noi siamo banca convenzionata, quindi possiamo operare con tutte le tipologie di finanziamenti di legge 80. Eh, una, pic, questo, una piccola nota sul fatto che in ogni caso lo strumento di legge 80 non... Non impone una, eh, un sistema di concessione automatica del finanziamento perché viene sempre effettuata la votazione di merito di credito della banca, anche nelle ipotesi in cui l'impresa il, eh, il richiede un prefinanziamento prima di ottenere le risorse dalla parte della regione. Attenzione anche ai regimi di aiuto perché mh, dovrebbe essere sempre verificata l'eventuale accumulabilità e la disponibilità del plafond di risorse eh, disponibili per l'impresa. Vediamo adesso più nel dettaglio quali sono gli ambiti di, ehm, di interesse del fondo, sia per quanto riguarda la produzione primaria, sia per quanto riguarda la trasformazione e commercializzazione, abbiamo la possibilità di finanziare gli investimenti in cespiti, quindi in fabbricati, può essere la, la stalla, la rimessa del trattore, piuttosto che nel caso di trasformazione e commercializzazione la cantina, possono essere finanziati l'acquisto di tutti i beni strumentali a attività di impresa. Generalmente viene finanziato esclusivamente il valore dell'imponibile. Eh, dell Esiste un canale che consente anche la, la finanziabilità dell'IVA. Io ho indicato FEASR perché, grazie a un sistema di ingegneria mh, agevolativa, la regione è riuscita a convogliare risorse, del, dei risorse comunitarie sul fondo di rotazione e con queste si possono finanziare anche l'acquisto dei beni comprensivi di IVA. Oltre all'investimento propriamente detto, esiste la possibilità di finanziare. Il rafforzamento della struttura finanziaria dell'impresa. Quindi si può andare a chiedere il consolido dei debiti a breve trasformarli in un debito a lungo termine. Esiste uno strumento che consente di ottenere liquidità per anticipare il valore commerciale dei beni che hanno bisogno di un processo di invecchiamento o stagionatura. Anche in questo caso torna buono, ad esempio, del vino oppure del formaggio, ma non solo. E citiamo di nuovo questa situazione, questo, questo strumento, questo canale di eh, agevolazione con il FESR perché, perché con delle risorse comunitarie su, può, essere, eh, può essere finanziata anche una parte di piena liquidità, quindi finanziamento a capitale circolante, nei limiti del 30% della spesa dei beni che, vanno, che si vanno ad acquistare. Una cosa importante. Non è finanziabile l'acquisto dei terreni agricoli perché questo contrasta con le norme comunitarie, con la politica comunitaria di consumo del suolo. E vedremo poi successivamente come questi strumenti possano stati anche ampliati ed è stato previsto un ulteriore, eh, un ulteriore strumento di tutela di sostegno delle imprese in funzione antipandemia. Adesso andiamo a vedere un po' più nel dettaglio. Le varie linee accese con la legge 80, vediamo la linea investimenti in alto sono riportati i regolamenti attuativi relativi a ciascuna fattispecie. Quindi le imprese di produzione primaria, il decreto presente della regione 247 2014, trasformazione e commercializzazione il 248, sempre del 2014, e appunto l'utilizzo del Fondi FESR, che è il, 106, il DPR 164 del 2017. Cosa, quanto finanziano come importo? La, per la produzione primaria, trasformazione e commercializzazione in realtà non c'è un tetto massimo. L'importo del finanziamento è in funzione dell'aiuto, dove l'aiuto in termini di aiuto di Stato è massimo 500.000 euro. Ricordo che il finanziamento di legge 80 è a tasso zero, quindi teoricamente l'aiuto è dato dalla differenza tra un tasso di mercato e il tasso zero del finanziamento di legge 80. Di fatto, oggi, come oggi, con la struttura attuale dei tassi, la, la stragrandissima maggioranza dei finanziamenti vengono erogati con un aiuto pari a zero. Quindi siamo ampiamente in grado di supportare qualunque, eh, qualunque tipologia di iniziativa. Mentre sui fondi FES il limite massimo è di 3 milioni per iniziativa. La durata massima del finanziamento è di 15 anni, diciamo. Sulle linee ordinarie e di 20 anni sui fondi FESR. Ovviamente parliamo della quota regione. La quota banca che eh, può essere erogata se necessario deve avere la stessa durata o durata superiore rispetto alla quota, eh, alla quota regione. Quindi, ad esempio, può essere erogato un finanziamento per il 50% a 15 anni con quota regione, con 50% di questa banca poniamo a 20 anni. L'avvio dell'iniziativa, una volta la legge 80 era molto più stringente perché richiedeva che eh, l'avvio dell'iniziativa, quindi eh, il primo impegno giuridico quale può essere una fattura doveva essere, eh, la domanda di legge 80 doveva essere presentata solo dopo il primo impegno giuridico di fattura adesso le cose sono cambiate, la, può, <coughs> le spese possono essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda vale sempre il principio di cesta dell'aiuto. Prima io presento la domanda agevolativa, poi faccio le spese. Per quanto riguarda l'operatività FESR, eh, non è specificato eh, nella normativa che possono essere anche recuperate le spese sostenute prima della presentazione della domanda, purché l'investimento non sia stato interamente completato. Andiamo avanti. Innanzitutto la presentazione delle istanze, quindi le presentazioni delle domande devono essere fatte per quanto riguarda il canale ordinario alla struttura stabile territoriale competente per territorio, struttura stabile e territoriale sono gli ex ispettorati provinciali, e, mentre per quanto riguarda il fondo FESR la domanda deve essere presentata direttamente in banca, non occorre passare alla struttura stabile territoriale. I finanziamenti possono essere erogati in, eh, in atto unico. Per quanto riguarda la produzione primaria, deve esserci un collaudo del finanziamento espresso dalla struttura stabile territoriale che effettua anche una valutazione tecnica sulla sostenibilità e ammissibilità del finanziamento. E per quanto riguarda invece i fondi FESR, possono essere erogati in atto unico, ma non è richiesto un collaudo. Perché? Perché è previsto che l'iniziativa venga collaudata direttamente dalla banca. Questo impone anche dei limiti perché la banca in alcuni casi non ha la capacità tecnica per poter collaudare certe tipologie di iniziativa. Possiamo collaudare tranquillamente eh, l'acquisto di un trattore, non possiamo eh, valutare, ad esempio, un'iniziativa che comprenderebbe la realizzazione di un impianto di biogas perché tecnicamente non siamo in grado di, eh, di verificarlo. Per quanto riguarda invece i regimi di aiuto, le, la legge 80 per or, canale ordinario, regimi di aiuto comunitario e regolamento 702 del 2014, per quanto riguarda i fondi FES, sono fondi direttamente comunitari, quindi non sono in regimi di aiuto, non pongono nessun problema neanche di cumulo con altre iniziative. Di questo magari, del cumulo di iniziative ne parleremo. Andiamo a vedere invece cosa prevede in materia, la legge 80 in materia di Rafforzamento della struttura finanziaria, quindi con solido. Come notate qua non c'è il canale FESR, Abbiamo che gli importi massimi riferiti alla sola quota regione per quanto riguarda produzione primaria sono un, minimo, un importo minimo di 15.000 euro e un importo massimo di 300.000 euro, interamente finanziato da Regione, 100% tasso zero. Per le imprese che invece si occupano di trasformazione, commercializzazione e produzione eh, dei prodotti agricoli abbiamo un minimo di 15, un massimo di 500.000 euro, sempre di quota regione, un milione per società cooperative. Ovviamente questo cosa implica? Implica che l'importo massimo di finanziamento sia di, eh, ad esempio per la produzione primaria, sia di 600.000 euro, 300.000 di quota regione, 300.000 di quota banca. Vediamo le durate, 15 anni per quanto riguarda la quota regione della produzione primaria, 10 anni per la quota regione invece, nel caso di trasformazione e commercializzazione. Che cosa si va a consolidare? Nel caso della produzione primaria, si va a consolidare la cosiddetta esposizione debitoria lorda, scadente nei 24 mesi successivi, entro i 24 mesi successivi a prestazione della domanda. Per esposizione debitoria lorda si intendono gli scoperti di conto corrente in essere. Alla data di entrata in vigore del regolamento, il regolamento è entrato in vigore il 6 giugno 2014, e la data di prestazione di aiuto. Quindi, lo scoperto del conto corrente va preso il minor valore tra l'esposizione negativa esistente al momento dell'entrata in vigore del regolamento, 6 giugno 2014, e la data di prestazione della domanda. Possono essere poi consolidate e cambiare le gradie, le quote capitali di rate scadenti non oltre 24 mesi di finanziamenti bancari a medio e lungo termine, canone relative a operazioni di leasing, debiti verso fornitori. Nel caso invece del, eh, delle aziende di trasformazione e commercializzazione si, viene, ehm, si va a consolidare l'esposizione debitoria netta, ovvero sia le passività breve, grossomodo le stesse esposizioni debitoriali di cui ho appena parlato, ai quali vengono, eh, viene fatta la somma algebrica tra queste, i crediti non esigibili e eh, essenzialmente eh, il totale delle, delle poste liquide, cassa, partecipazioni, assegni, saldi attivi, crediti esigibili. Deve essere consolidato almeno il 70% dell'esposizione a breve termine. A breve termine, per quanto riguarda l'erogazione, l'erogazione viene fatta in atto unico. L'estensione anticipata deve essere mantenuta al finanziamento per, almeno, per un periodo di almeno 5 anni. I regimi di aiuto sono diversi e hanno limiti diversi. Per quanto riguarda la produzione primaria, eh, vige il regime dei minimi per l'agricoltura che prevede un massimale di risorse di 30.000 euro. In origine questo massimale era 15.000 euro, è stato progressivamente eh, innalzato fino ad arrivare a 30.000 euro di aiuti. ricordo che qua parliamo... Quando si parla di regime di aiuto si parla di aiuto, non di importo di finanziamento. Mentre per quanto riguarda trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, parliamo del regime 1407, aiuto de minimis generico, generico perché vale anche per aziende che operano in altri campi ed è di 200.000 euro. Un'eventuale richiesta di nuovo consolido può essere fatta per la produzione primaria solo dopo 5 anni di del, del consorzio precedente solo dopo 10 anni di del precedente per quanto riguarda le altre imprese. Brevemente vediamo l'operazione che ho definito di liquidità, viene definita altresì anche operatività magazzini, è, è, il decreto del Presidente della Regione numero 113 del 2012 è dedicato alle imprese che hanno prodotti che devono subire un processo di invecchiamento o stagionatura, che quindi devono mantenere fermo eh, per un certo periodo il prodotto. È necessario che il processo di stagionatura e invecchiamento venga avviato in unità produttive site in regione, in appositi magazzini eh, adatti allo scopo. Può essere richiesto un finanziamento fino al 70% del valore commerciale stimato dei prodotti che dovranno essere venduti. Generalmente questa stima viene fatta per mezzo di... Ehm, viene convenzionato un agronomo che faccia una valutazione di quello che sarà il prezzo di vendita dei beni. La durata massima è un intervento di breve termine, quindi parliamo di durata massima 36 mesi, ma si può arrivare anche a durate molto più basse. La durata minima è 6 mesi, più l'eventuale preammortamento. L'importo massimo è pari a 300.000 euro se il fatturato è inferiore, dell'impresa è sotto il milione, 500.000 euro per un fatturato compreso tra un milione e due milioni e mezzo, 800.000 euro per fatturato superiore a due milioni e mezzo. Quindi l'intervento comunque è piuttosto interessante, soprattutto per, possono essere aziende vitivinicole appunto, eh, posso, può essere l'azienda che ha bisogno di eh, essiccare il mais, Insomma, tutta una serie di possibilità. Veniamo infine a capire quali sono gli aspetti principali di come è stata declinata la legge 80 per venire incontro al periodo di pandemia, quindi provvedimenti anti-COVID. La normativa ha operato in modo da definire eh, quali sono i, con, le linee di finanziamento esistenti influenzate. Dal, che possa essere modificate per il incontro. E la regione ha, come dire, ha modificato pesantemente soprattutto la linea di consolido e la linea di liquidità. Inoltre sono stati creati anche nuovi strumenti. Esiste lo strumento di rinuncia alle quote di ammortamento, ma questo è uno strumento che la regione ha previsto inizialmente solo per comuni montani, e successivamente conta di poterlo se funziona di svilupparlo anche in altri ambiti. Molto interessante invece è il cosiddetto, lo chiamiamo prestito di conduzione, è una modalità per concedere liquidità in maniera molto agevole alle imprese. Andiamo a vedere come viene impattato il consolidato rispetto a quanto ho già detto po eh, poc'anzi. Per quanto riguarda le imprese di produzione primaria, io avevo accennato al fatto che qualora eh, deve essere consolidata un'esposizione di conto corrente, deve essere consolidata il valore negativo minore fra l'esposizione presente al momento di entrata in vigore del regolamento, che però è stato 6 giugno 2014, e la data di prestazione della domanda. Quindi il primo intervento è stato che viene spostata la lancetta e verifichiamo l'esposizione negativa di conto corrente. Eh, Chiedo scusa, ho invertito i due. Ehm, l'esposizione di conto corrente tra il momento della domanda e il 31-12-2019. Molto importante è stata consentita la possibilità di consolidare non più solo le quote di capitale scadente nei 24 mesi successivi, ma anche l'intero eh, finanziamento l'intero debito residuo di un finanziamento bancario a medio e lungo termine. Purché il nuovo finanziamento abbia una durata residua maggiore di due anni rispetto al finanziamento che io vado a consolidare. Posso andare quindi a consolidare un finanziamento che ha una durata residua di quattro anni, quindi oltre i 24 mesi. Il nuovo finanziamento dovrà avere sei anni di durata minima. Quindi ho scoperto, l'abbiamo detto, non sono previste eh, le. Il controllo dell'iscrizione nel registro della Camera del Commercio o la notazione nella sezione speciale. Non ci sono limiti sui comparti di intervento, è previsto che era previsto meglio nella normativa eh, ordinaria che possono, possono accedere alla legge 80 solo imprese di produzione agricola che operano in determinati comparti, ad esempio il comparto del, eh, dei cereali, le proteolaginose. Nella produzione di latte, l'ortofrutticola, sono stati rimossi questi comparti. Inoltre, come, poco, come avevo detto poco fa, c'è la necessità, cioè c'è la divieto di concessione di un nuovo consolido, se prima non, non sono scaduti determinati termini, ora questa divieta di concessione con, questa, eh, con le norme anti-COVID non è più necessario rispettarlo. Andiamo a vedere brevemente anche a trasformazione e commercializzazione, alcune cose si confermano, Il, con la possibilità di consolidare i finanziamenti con scadenza oltre i 24 mesi, stessa, stesso di prima. È stata elevata la durata massima, è stata pareggiata al consolido di produzione primaria e quindi anche sulla trasformazione e commercializzazione arriviamo a 15 anni. L'importo massimo è 800 mila euro, un milione per le imprese cooperative, anche in questo caso vale la regola dello scoperto di conto corrente, vale la stessa regola in termini di iscrizione, al registro e annotazione sui comparti di intervento e soprattutto per quanto riguarda la trasformazione e commercializzazione non c'è la necessità di verificare l'incidenza di settori diversi dalla trasformazione e commercializzazione sul fatturato, cioè nell'ambito della trasformazione e commercializzazione è possibile consolidare eh, bisogna, per, è necessario verificare che qualora l'impresa opera in settori diversi dalla trasformazione e commercializzazione, che l'incidenza di questi settori non sia superiore al 15% sul fatturato dell'impresa. Questo limite è stato rimosso. E infine, ovviamente, anche in questo caso rimosso, viene rimosso il divieto di concessione di nuovo consolido. Andiamo a vedere come viene impattato molto brevemente l'anticipazione dei valori commerciali, non ben, eh, diciamo che mh, è stata snellita la possibilità di ottenere il consolido perché non è necessario più presentare la documentazione, c'è una documentazione abbastanza impegnativa per verificare la del, che, dove, la dove la stagionatura dei prodotti deve essere fatta in regione deve essere conservata in certi magazzini, non è più necessario presentare questo tipologico di documentazione. Vediamo invece l'intervento più interessante, ovvero sia il fatto che con le donne anticovid è stato, per certi versi, reinstaurato un, uno strumento che esisteva qualche anno fa, il prestito di conduzione, però potenziandolo notevolmente. Parliamo di un finanziamento sostenendo a finanziare, quindi per la concessione di liquidità. Quindi senza la necessità di giustificare eh, la richiesta con la presentazione di fatture, riguarda sia la produzione primaria sia la trasformazione e commercializzazione, comprende anche le imprese che, si, che operano nell'ambito della gestione forestale e che operano nell'ambito dell'acquacoltura. Il finanziamento, sempre a tasso zero, a durata di massima di decennale con preammortamento di 24 mesi. La domanda viene prestata in banca, non viene presentata per mezzo delle, delle strutture stabili territoriali. L'iter è particolarmente snello. Bastano, praticamente sono quattro fogli, se non ricordo male, da compilare, molto semplici, senza la necessità, oltretutto, di presentare, ripeto, pezzi giustificativi di alcunché. È concesso per liquidità e quindi è già, viene già considerato valido. Il regime di aiuto di questo strumento è quello del quadro temporaneo, eh, ovvero sia della normativa europea che ha previsto la possibilità di concedere aiuto alle imprese nell'ambito del Covid, nell'ambito della pandemia. Che cosa prevedono questi limiti? Prevedono degli prevedevano anzi degli importi massimi, che però con una modifica che è entrata in vigore a partire del, dal primo febbraio del 2021 hanno portato gli importi massimi per le imprese di trasformazione e commercializzazione a 1.800.000 euro di, eh, di finanziamento e 225.000 per le imprese di produzione primaria, eh, 270.000 se parliamo di imprese che operano nell'ambito dell'acquacoltura. Questi sono gli strumenti, io prima di lasciarvi vi voglio mostrarvi un documento che illustra molto bene qual è la potenza di fuoco della legge 80. Parliamo di uno strumento, questo è il documento di programmazione delle entrate e delle uscite della legge 80. La legge 80 eh, prevede il rientro delle, dei finanziamenti su base semestrale, quindi quote di rientro l'1,7 e l'1,1 di ogni anno. All'inizio di ogni semestre la regione determina quali sono le risorse che sono entrate. Per il periodo, questo documento risale al 15 gennaio del 2021. Le risorse entrate in quella data erano, erano di 69 milioni. Successivamente la regione decide come ripartire queste risorse. Ecco qua che per gli investimenti di produzione primaria sono stati destinati un totale di 8 milioni. 8 milioni anche per l'operazione di consolido di, per la produzione primaria. E vedo insomma, sono cifre anche piuttosto rilevanti. Vi faccio vedere immediatamente: questo è l'importo che è stato destinato a 16.700.000 euro per gli investimenti di legge 80 a valere sulle risorse comunitarie. Mentre vi faccio infine vedere quanto questo è l'importo per le, le operazioni di stagionatura di magazzino, diciamo, la liquidità. Per l'invecchiamento stagionato dei prodotti 7 milioni e mezzo e sono stati destinati circa 11 milioni per le spese di conduzione aziendale. Quindi per le operazioni di mera liquidità a 10 anni, senza avere la necessità di presentare pezze giustificative o altri documenti per reclamare questi soldi. Allora, Grazie Michele, oh, la diciamo materia ampia hai dato molti, molti dati, quindi. Le domande ci sono, poi chiaramente noi invitiamo a rivolgervi direttamente, come ha detto Michele, ovvero tramite, tramite la filiale, ancora, ancora meglio, perché chiaramente bisogna vedere il caso specifico. Comunque, alcune domande che ti pongo. Allora arrivano, ci chiedono se gli strumenti regionali prevedono la possibilità di agevolare l'acquisto dei terreni agricoli. Mm. Eh, allora, io nella trattazione avevo detto che non viene finanziato direttamente l'investimento di terreni agricoli. In realtà, la possibilità che eh, in passato è stata chiesta direttamente alla regione, la regione Friuli Venezia Giulia ci ha risposto di sì a un quesito ufficiale: è possibile eh, consolidare le eventuali spese che sono state sostenute per l'acquisto dei terreni, quindi non un intervento di investimento. Ma un intervento di consolido. In quel caso la regione ritiene che, eh, benché apparentemente potrebbe sembrare un aggiramento di una norma superiore, in realtà siamo perfettamente nell'ambito delle finalità concesse dallo strumento. Ok, ottimo. Altra domanda: se chi opera come conto terzista può beneficiare del fondo di rotazione? Ecco, questa purtroppo è una cosa che non molto bella, perché chi è conto terzista, quindi ehm, chi opera prevalentemente anzi come conto terzista, svolge un'attività che non è considerata propriamente agricola, anche se utilizza effettivamente macchine agricole. L'unico caso in cui è consentito il finanziamento di un conto terzista in realtà è che l'incidenza sul fatturato dell'attività di conto terzismo sia inferiore ai limiti di legge quindi se non ricordo male memoria dovrebbe avere chi fa conto terzista dovrebbe fare non, in, un fatturato non più del 30% rispetto al fatturato totale dell'impresa okay. purtroppo mm. sono uno di, di, di quei casi a me è capitato con la birra agricola che ho scoperto che la birra eh, adesso che c'è un grande interesse su questo tipo di, di, di prodotto eh, la birra prodotta con il lupolo coltivato nel proprio nella propria, nella propria azienda con materiale coltivato nella propria azienda non rientra fra i prodotti agricoli quindi non può essere finanziato dalla legge 80 questo per via di un, di un problema comunitario di di indicazione del prodotto okay. ultima sì. se è possibile cumulare i finanziamenti con altre misure o contributi ad esempio quelli visti dai bandi PSR allora con il PSR il PORFES, con le risorse comunitarie la risposta è sempre dipende eh, perché? Perché generalmente sono bandi che prevedono espressamente la non cumulabilità de, dello strumento sulle stesse spese, con altri strumenti. La legge 80 di base consente la cumulabilità purché vengano rispettati i limiti, i limiti comunitari eh, per quella determinata tipologia di, di strumento. Ad esempio, parlavamo prima. Il limite, eh, il de minimis agricolo per le operazioni di consolidamento e paesi di produzione primaria è 30.000 euro. Bisogna verificare l'eventuale cumulo che non si oltrepassi questo limite di 30.000 euro. Naturalmente, sul band di PSAR, su questi strumenti, bisogna vedere volta per volta cosa prevede ogni singolo bando. Ok, va bene, queste erano alcune, ma come dicevo, l'argomento è ampio, quindi lasciamo a. Rimaniamo a disposizione per qualsiasi domanda e contatto diretto per approfondire la questione. Grazie Michele, Juara.